Daniele, ennesimo 3-0, per esattezza l'undicesima vittoria di fila, direi che anche Sanremo ha confermato che sembra scoppiare di salute questo Spezia Volley Laghezza. Sì, abbiamo giocato contro il Sanremo che non è un avversario tra i più temibili, però abbiamo dimostrato il nostro gioco, il nostro valore, abbiamo le nostre certezze e questi tre punti ci servivano per allontanarci dall'Admo che ora rimane a 4 punti. Abbiamo chiuso il girone d'andata con questi appunto 4 punti che ci danno un po' di respiro e siamo contenti della partita e della prestazione. È classica in questi frangenti in cui il campionato si ferma, come d'abitudine è tra la fine del girone d'andata e l'inizio di quello di ritorno, è classica la domanda: questo non può fermare il vostro slancio? In realtà voi non vi riposerete e vogliamo spiegare perché? Esatto, purtroppo non ci fermeremo, non ci riposeremo perché andremo a giocare domenica un concentramento della Coppa Liguria e giocheremo a Carasco contro il Voltri e il finale Ligure. Mentre nell'altra parte della Liguria giocheranno il Lavagna, Santa Sabina e Vado. E speriamo di passare questo turno per andare a giocare la finale della Coppa Liguria e poi eventualmente andare in Coppa delle Alpi. Verso la fine della stagione, però? Verso la fine della stagione, verso maggio.